Allora, siamo ora con Massimo Lenardo, protagonista della serata, che ci presenterà il libro Che mestieri fantastici. Allora, ci parli un po' di questo libro, come è nato e cosa si prefigge. Allora, Che mestieri fantastici è il primo libro di una nostra collana che si chiama Il quaderno Quadrone. Quadrone è l'anagramma di quaderno perché dentro ci sono tante illustrazioni, quindi il quadrone è come grande quadro. I mestieri fantastici, questo quaderno quadrone, sono due. Uno è il riparatore di nuvole, l'altro è il cercatore di parole. Il riparatore di nuvole è un mestiere fantastico ma molto utile, perché quando piove troppo, quando piove poco, è necessario che ci sia un personaggio che in qualche modo ripari queste nuvole. Il cercatore di parole è ugualmente un mestiere fantastico ma utile ugualmente, perché quando le parole te le mangi, quando le parole le dimentichi, quando le parole rimangono sulla punta della lingua, ecco che interviene Tizi, che è semplicemente l'inizio di dizionario, ad aiutarti a cercare le parole che ti mangi. Poi esistono delle parole che non vengono fuori perché lasciano il posto ad altre parole, ad esempio la parola pace è un po' che non sta venendo fuori perché ha lasciato il posto purtroppo alla parola guerra, la parola tenerezza è un po' che non viene fuori perché c'è dall'altra parte la parola prepotenza. È un discorso che ha una sua morale, naturalmente, perché io credo, non solo io, insomma, alla cosiddetta morale della favola. Le favole, in questo senso il racconto fantastico, ha questo aspetto così un po' anche pedagogico sotto certi aspetti, e quindi serve anche per questo. Quindi è uno stimolo alla ricerca del senso delle parole? È uno stimolo a fare attenzione alle parole, perché non solo ce le mangiamo le parole o le abbiamo sulla punta della lingua quindi non escono, ma siamo un po' disattenti al senso delle parole. È un'epoca in cui la riflessione non passa un po'... La riflessione si fa lenta, parliamo senza avere il senso concreto delle parole. Non dico perché dobbiamo conoscere l'etimologia da dove vengono, ma proprio il senso specifico delle parole. Usiamo terminologie così, come fossero respiri troppo veloci. A quale pubblico è rivolto questo libro? Allora, il quaderno quadrone, come tutte le collane, è rivolto a un pubblico un po' vario, dai bambini dai 5 anni in su, che magari non sanno leggere, però c'è un adulto che leggerà loro, insomma, il racconto, e fino a 14-15 anni abbiamo i nostri lettori ideali. Perfetto. Grazie, grazie, complimenti. Grazie a voi, arrivederci.